Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Guardi, o scatto un dato emotivo sul piano generale, perché non ha senso quello che abbiamo detto ieri, anche Draghi ha sfidato un po' il Parlamento, diciamo la verità, richiamando la forza del Paese. O il Paese suggestiona quest'area draghiana che va messa in campo senza Draghi, è un po' come quando De Gaulle si ritirò a Colombe delle Seglise e ci fu Pompidou e gli altri e vinse il movimento di Pompidou e il gollismo. Qua c'è un draghismo senza Draghi in questo momento, che non ha nulla a che vedere col montismo, ci fu l'esperienza di allora. Certo. Oggi è una cosa diversa, ci sta sollecitazione a valanga rispetto a lui. O c'è questo, spiega al Paese, che hanno mandato al disastro l'Italia in questo momento e la gente lo percepisce. Perché poi le posso dire una cosa, chiunque invoca, ho visto la mia esperienza, chiunque invoca al voto, non è detto che la vinca. Allora, Federico, questa è una profezia che cercheremo di verificare nei prossimi giorni. Di vincere, andò al voto, Chetto pensando di vincere contro la destra e perse. La destra può anche perdere, ma bisogna chiederci il ricordo della gioiosa macchina da guerra del 93. Il PD, scusi, è chiuso. Se il PD vuol fare soltanto i propri candidati per la segreteria o altro, allora inutile. Io mi presento qua e fotto anche il candidato del PD che sarà allora, da me. Allora, vedo che c'è Del Mastro, tra poco andiamo da lui, Fratelli d'Italia.